Siamo con Gianni Olivelli, portavoce di Italia Viva. Allora, questo accordo PD-Calenda di fatto vi tiene fuori dai giochi? No, ci dà una prateria di opportunità. È emerso chiaramente quello che purtroppo è stata persa una grande occasione, perché era il momento storico per fare quest'area liberale, democratica, riformista e quindi dare un'opportunità a quella maggioranza silenziosa che da 15 anni è latente per andare in cabina elettorale a darle un'offerta politica nuova. Però purtroppo Calenda e la Bonino, particolarmente Calenda, è la continuità di un percorso di una persona che è bravo manager, come ho scritto in un post. Dal punto di vista però politico non ne ha azzeccata una dal 2020. Si candidò per il PD alle elezioni europee come capolista quando aveva la possibilità di fare il Macron in Italia. Nel 2020, quando noi facemmo cadere Salvini, lui voleva andare alle elezioni con Zingaretti dicendo che Renzi era un pazzo a voler fare un nuovo governo come il Conte 2 insieme ai 5 Stelle. Alla fine del 2021, non contento, era uno dei pochi che scriveva post che si era degli inaffidabili a far cadere il governo Conte 2 e far venire Draghi. Conclusione. Questo rappresenta l'area Draghi insieme a Letta? Che sta insieme a Fratoianni, che per 55 volte ha votato no alla fiducia a Draghi? Credo che c'è una prateria.